3 milioni di attività corrispondenti a oltre una partita IVA su due, al 54% per la precisione, sono quelle che hanno perso almeno il 30% del proprio fatturato tra il 2019 e il 2020 e che quindi avranno diritto agli indennizi a fondo perduto previsti dal decreto sostegni. Indennizi che per altri 820.000 tra loro, quelli con perdite a partire dal 33% e redditi fino a 50.000 euro, si sommeranno all'esonero contributivo con ogni probabilità fino a 3.000 euro, rifinanziato con un altro 1,5 miliardi attraverso il provvedimento approvato venerdì scorso dall'esecutivo. E questa, grosso modo, la geografia della distribuzione di buona parte dei 32 miliardi messi a copertura del decreto, quelli derivanti dallo scostamento di bilancio autorizzato dal Parlamento a gennaio, ma che sembrano già sorpassati dagli eventi. Tanto che è certa la messa a punto di un nuovo set di misure a supporto di imprese e partite IVA colpite dalle chiusure. Le risorse alle quali attingere arriveranno da un ulteriore scostamento di bilancio da richiedere contestualmente alla presentazione del documento di economia e finanza e sulla cui entità è in corso una non facile discussione all'interno della maggioranza. Si parla di 20 miliardi, ma è una cifra che potrebbe lievitare. Del resto la situazione è sotto gli occhi di tutti e peraltro a fine giugno potrebbe diventare più pesante a causa di un'altra circostanza denunciata dalla FABI, la scadenza delle moratorie che non potranno essere prorogate su quasi 300 miliardi di euro di prestiti bancari, con il rischio che poco meno di 3 milioni di famiglie e imprese italiane si trovino sull'orlo del dissesto finanziario, complici anche le nuove norme sulla gestione dei crediti deteriorati. Il tutto nell'ambito di un quadro descritto perfettamente per quanto riguarda il mercato del lavoro nella nota trimestrale sulle tendenze dell'occupazione diffusa da Ministero del Lavoro, Istat, INPS, INAIL e ANPAL. Quadro che, in relazione al quarto trimestre 2020, conferma una tenuta e anzi un leggero aumento per quanto riguarda il numero degli occupati su base congiunturale e un crollo di 414.000 unità su base annua, concentrato, visto anche il blocco dei licenziamenti, tra i lavoratori a tempo determinato e quelli indipendenti. Ma a rendere più di tutti gli altri dati, l'idea del 2020 appena trascorso è la contrazione delle unità di lavoro equivalenti a tempo pieno, che misurano il volume di lavoro svolto dagli occupati, un indicatore che è diminuito anche nel quarto trimestre e che ha registrato un crollo del 7,3% su base annua.